Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, señoras y señores, signore e signori, sta per iniziare Va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live, di lunedì sera, qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso, Saius, in provvisoriamente, i due compari, più uno, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. Tre, sì, perché per l'appunto giunta alla sua terza edizione, la terza stagione, il terzo anno che va in onda in diretta qui su SciShub Network, il lunedì sera, e appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, CET, set, Central European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23.30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.sciusewebnetwork.it, pure adesso, durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica, info@sciusewebnetwork.com. Gianluca@sciusewebnetwork.com e Luca@sciusewebnetwork.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook, nella nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @Saius, quindi @Saius, tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Saius carica per tutti noi in YouTube con il nome Saius Radio, tutto attaccato minuscolo. E poi vi ricordo la nostra pagina, il blog, in www.sciusewebnetwork.net, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Saius Web Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin', tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo, in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare, come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Saius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda, anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Jamendo, in www.jamendo.com. Ed ora, signore e signori, che la diretta abbia inizio! Si parte! Via! Tinta su tinta, complimenti. Vedo che stai imparando a vestirti dopo tutto questo tempo. No, no, perché l'ultima volta che ti ho visto con una cravatta effettivamente era in quel di Faenza, al May. Ormai è passato quasi un anno e quindi... Anzi, più di un anno, perché forse l'ultima volta neanche ce l'avevi la cravatta, non ricordo. Esatto. Qualche però diciamo fa anche qualche chilo fa la indossavi meglio effettivamente. Esatto. No, scherzi a parte. No, quindi buonasera
Esatto, buonasera a tutti gli ascoltatori, agli spettatori, per chi ha la possibilità, mediante il sito sitewebnetwork.it, di vederci, anzi vedervi, visto che poi siete voi che andate in cam. Buonasera ovviamente a Saius, che permette tutto questo, a te Gianluca, ma ovviamente agli ospiti di questa sera che tra poco andremo ad introdurre. Particolarità questa sera non ne citeremo tante, nel senso che ci soffermeremo, come è giusto fare, sugli ospiti, come tendenzialmente appunto facciamo. La settimana scorsa, per chi non l'avesse notato, non c'eravamo ma l'avevamo anticipato, comunque per, diciamo, esigenze di natura tecnica / organizzativa, che ognuno sono sempre squinzagliato, caro Luca, per i propri lidi, ognuno per i fatti suoi, no, scherzi a parte. Quindi no, detto invece... questo, prego. Ricordiamo, Luca, appunto, a tutti coloro che ci stanno ascoltando, magari anche per la prima volta, che vengono a sentirci magari in occasione anche dell'Angelo del Grappa, che Saius, e questo è sempre un grande, veramente pregio del grande Saius Rosario, dà veramente spazio a tutti. Chiunque può venire a partecipare, promuoversi, promuovere le proprie attività, iniziative ed eventi, come questa sera appunto abbiamo, esatto, Roberto e Loris, a cui tra poco passeremo la parola, esatto, e di riflesso c'entro anch'io, insomma, direttamente o anche indirettamente. E quindi, cari amici, fatevi spazio avanti. E andate, spazio, esatto, spazio Marchetta, no, spazio Marchetta, poco, esatto, spazio Marchetta. No, scherza, contattateci a info@saius.com. caro Luca, io direi subito di partire da grande. Salutiamo Saius, anticipiamo agli ascoltatori però che questa, rispetto alle puntate, diciamo, solite, dove appunto intervistiamo artisti e band musicali, invece facciamo un salto di qualità notevole, nel senso che andiamo a toccare anche tematiche veramente culturalmente elevate rispetto a quella a cui noi siamo abituati, quindi esatto, permettimi, sono un po' a disagio, infatti cercherò di dire, sì, pochissime cose, guarda, non voglio... Cosa dirà Saius? Cosa dirà, cosa non dirà Saius? Ci farà fare Saius? Infatti, di cui avevamo, caro Luca, scusami, avevamo accennato qualcosa un paio di puntate fa, sulla Grande Guerra, su questi temi, dove accennavo appunto questa mia partecipazione a questo spettacolo. Ah, Luca, la Grande Guerra. La Grande Guerra. Andiamo a salutare Saius, a cui diamo la parola, che poi lo lasciamo sempre chiuso dietro il vetro della regia, tra la coltre di fumo e il bicchiere di whisky. E quindi, vai Luca! E quindi buonasera Saius, eccoti qua, che ci fai qui soprattutto? Esatto, perché? Buonasera, io non so cosa ci faccio, sto qui dietro la regia, mi fermo qua, saluto tutti gli amici, saluto l'amica Clara che è già presente in chat, saluto i nostri ospiti, e a Gianluca non lo saluto, come non saluto Luca, e siamo a posto così. Luca, ti ripasso la palla perché ritorno alla mia regia, che sennò mi distraggo. Grande Saius, grazie anche perché ci stai caricando video, foto, immagini di cui andremo a parlare di questo spettacolo. E allora Luca, io darei la parola a loro, li farei entrare alle 22:11 minuti primi, come vuole la consuetudine, un cappello dei nostri 10 minuti introduttivi scarsi. Cosa dici, Luca? Ci siamo? Io ci sono, sì. Non giuro che non mi muovo da qui, no, scherzo. Fino alle 11, alle 23 sei sveglio, dopodiché... Esatto, fino alle 23 riesco a tenere botta molto bene, direi, esatto, speriamo. Vai. E allora, cari amici, a che puntata siamo arrivati, caro Luca, dall'inizio di quest'anno, di questa nuova stagione o anno? Guarda, talmente che ne stiamo facendo tante che ho perso il conto. È incredibile, guarda, è pazzesca questa cosa. Ma io azzarderei un'ottava una superiore anche. Un'ottava superiore e la tagliamo. Esatto, non sei. E quindi, cari amici, scusami Luca, è con grande piacere che vi presentiamo e vi presento, abbiamo ospiti qui con noi, dall'Angelo del Grappa, libro e spettacolo teatrale che, come dicevamo, abbiamo pubblicizzato appunto anche nelle nostre pagine, andrà in scena questo fine settimana, sabato 28 e domenica 1 marzo a Romano De Zelino in provincia di Vicenza, quindi per gli amici della zona Veneto e province limitrofe, Vicenza, Treviso, Padova e quant'altro, vi aspettiamo. Abbiamo qui con noi Loris Giuratti, l'autore, e Roberto Popi Frison. Ciao ragazzi! Ciao. ovviamente immagino che Saius per il podcast avrà già preparato gli applausi, sai, gli applausi. Esattamente, conoscendolo. Cioè, ma perché mi tirate sempre in ballo? Avete appena presentato gli ospiti, mi tirate sempre in ballo, eh?
Mi aspettavo li facessi partire tutto lì, però va bene, mi esatto. fido di te. No, allora, okay, caro Luca, io vi lascio anche la parola, perché naturalmente, come dicevamo, con Roberto e con Loris, Roberto il regista e Loris l'autore del libro, adesso andrete a parlare di questo spettacolo, perché io sarei anche un po' chiamato in causa, no, indirettamente, sarebbe un conflitto di interessi, no? Qualcuno è più famoso di noi, nel senso che ci faccio parte anch'io direttamente, recitando una piccola parte, quindi ti lascio a te lo scettro del comando. Questo politicamente corretto è fantastico. C'è comunque fantastico. Vabbè. No, scherzo a parte. Innanzitutto, ragazzi, buonasera, e come dicevo all'inizio, ci fa veramente molto piacere avere qualcuno che insomma non tratta solamente temi musicali, come ultimamente abbiamo un pochino abituato gli ascoltatori, ma finalmente abbiamo anche la possibilità di entrare all'interno di due dinamiche diverse, cioè una teatrale e una appunto letteraria, quindi in un solo, due piccioni con una fava, insomma, questo ci piace molto. Partiamo dallo spettacolo, perché infatti, come anticipava Gian, il 28 febbraio e il 1 marzo, tra l'altro diciamo anche gli orari, alle ore 21 se non sbaglio, il 28 febbraio, e il 1 marzo alle ore 17, quindi ovviamente non c'è modo di perderselo, non avete scuse, appunto andrà in scena questo spettacolo che appunto deriva, è stato pensato, ecco, dal libro. Da chi parte? Da chi partiamo? Partiamo dallo spettacolo, magari, quindi da Roberto. Poppy, perché Poppy? Poi, tra l'altro, sta cosa te la volevo chiedere prima. Sinceramente, non è un'onomatopea riferita a un movimento particolare, ma perché assomigliavo tanto ad un mio amico Massimo Puppi, e allora a 16 anni. Oh, assomiglia a Puppi te, ti chiamiamo Poppy, che figata. Allora tutti, piacere Poppy per gli amici, e così poi alla fine mi sono ritrovato ad essere Poppy, che se mi chiamano così mi giro a salutare, altrimenti ormai non sono più abituato neanche al nome Roberto, oltretutto è anche un nome bello, illustre, famoso, pieno di gloria. Comunque, tutta qui la storia del soprannome. No, invece, ciao a tutti, ciao a Gianluca, a Clara, a Rosario, a Luca, hai visto che li ho imparati tutti, e ciao Clara, se sei in chat non leggo il tuo messaggio. Sì, ti tengo aggiornato, io in chat e ci ha già salutato, bravissimo. Ecco, perfetto. E lo spettacolo nasce intanto perché Loris, che è lui, questo qui con la barbetta, ha scritto un libro molto bello, e io diciamo che è un libro, che il romanzo storico di Loris è un romanzo, a differenza di tante altre situazioni, che ha prospettiva, che ti dà una speranza, quella che spesso cerchiamo anche a fronte di eventi bellici. E sì, in tal senso mi sono lasciato proprio guidare dallo spirito di fratellanza dei popoli, che passa, ahimè, attraverso anche una guerra. Io, se mi permetti, io partirei con il libro, che lo farei raccontare un attimino a Loris. Sì. Non faccio io, non gestisco io la radio, per carità, però si capisce il contenuto del libro, e poi il perché. Io e l'associazione culturale Seriola l'abbiamo fatto nostro per portarlo avanti come progetto del reparto Grande Guerra del Grappa. Signori e signore, Loris Giuliatti. Ciao a tutti. Ciao, ciao Loris. Guarda, allora partiamo da una considerazione. Io di lavoro, purtroppo non faccio lo scrittore, anche se mi piacerebbe farlo, ma lavoro in una scuola. In una scuola professionale, dove i ragazzi sono molto pratici e di studiare proprio non ne vogliono sapere. Una delle materie che dobbiamo fargli studiare è proprio la storia, quindi tu prova a immaginare cosa succede se dai da studiare la Grande Guerra a dei ragazzi che non vogliono proprio saperne. Da là è nata un po' l'idea di cercare di trovare un modo diverso di fargli studiare la storia. Ed è partita un po' l'idea di costruire un romanzo, perché era l'unico modo per poterli avvicinare in una maniera un po' accattivante, perché parlargli di storia fine a se stessa voleva dire perdere solo del tempo.
Sì. Da quella, che è poi stata la traccia portante, quindi il libro parla di grande guerra e va a raccontare quelli che sono stati i passaggi importanti della guerra, quindi da Caporetto alle battaglie del Grappa, a Vittorio Veneto. Su quella si è costruito il romanzo. E il romanzo di chi parla? Parla proprio di un ragazzo come loro. Addirittura il romanzo parte descrivendo uno dei classici ragazzi che ci sono adesso in giro per le strade, quindi scarpe slacciate, pantaloni. Adesso è passato un po' di moda, ma fino a qualche anno fa sai che giravano con le mutande. Ecco, uno di questi ragazzi che si trova catapultato all'improvviso su una montagna come il Grappa, che se tu conosci è una montagna assolutamente selvaggia ancora adesso, no? Sì. Non ci sono possibilità di divertirsi perché non ci sono discoteche, non ci sono neanche bar, non c'è addirittura neanche l'acqua, come poi sottolinea anche sullo spettacolo teatrale Roberto. Io lo chiamo Roberto ancora. Infatti, Popi. E si trova catapultato in questa realtà completamente diversa da quella che è abituato. E qua ha due scelte: o rompersi le scatole per un mese, perché il papà lo tiene su un mese, o cercare di capire il posto. Prova a capire il posto e subito il primo giorno, da bravo cittadino in montagna, si perde nel bosco, e nel bosco fa un incontro particolare che poi è un po' la chiave del romanzo. Incontra un personaggio che non riesce a identificare, cioè un personaggio strano, particolare, che gli consegna un manoscritto, un diario. Torna in baita, dove è alloggiato con la famiglia, e in baita c'è un giovane che invece di grande guerra ne ha fatto un po' il motivo di vita, che è questo albergatore che è appassionatissimo di grande guerra. Gli racconta, comincia a raccontargli quello che è successo, perché per capire quello che è scritto sul diario, quindi scatta il meccanismo della curiosità, cosa sì. Che i ragazzi ancora adesso si animano con questo sistema qua, e chiede a questo Davide, che è questo montanaro, dice: raccontami un po', per capire cosa è scritto devi raccontarmi un pelettino cosa è successo sul Grappa, cosa è successo durante la Grande Guerra. E inizia a leggere il diario, e mano a mano che trova dei punti in cui non capisce chiede, e qui compaiono una serie di figure un po' inusuali, quindi gli arditi, queste figure particolari, e appare questo caporale che ha solo il nome ma non ha il cognome, perché il cognome è illeggibile, non si riesce a leggere sul diario il cognome di questa persona. E poi si crea tutta una storia che adesso non te la posso raccontare. Sì, non facciamo anche spoiler, no, come si dice. Però, no, anche perché gli spezzo le braccine, cioè la gente deve andare a vedere lo spettacolo. Che scherziamo, no? Esce con gambe distese, ragazzi. Ma qua, quindi diciamo che questo libro, questo racconto nasce in realtà, tu dicevi, perché cioè tutto è nato in quanto la classe, anzi le classi di questo istituto professionale, appunto, insomma, era l'unico modo per avvicinarlo un po' alla storia, no? Sì, ma quindi sì. L'avete scritto anche insieme, oppure è stata una tua idea che appunto hai utilizzato loro come veicolo, come diciamo anche mezzo per comunicare, per creare, no, un interesse nella materia da parte loro? Cioè loro sono stati anche attivi in questa tua scrittura, oppure tu l'hai utilizzato? Attivi nel senso che poi loro sono, sai, se tu vuoi scrivere un romanzo per i ragazzi, inutile farlo leggere a un adulto, devi farlo leggere ai ragazzi, perché sì, se sì, non sì. Piace ai ragazzi hai speso del tempo per nulla, no? Certo. L'hanno letto, poi abbiamo fatto una serie di prove sulla copertina e hanno approvato la copertina. Non ti nascondo che la copertina è una delle carte vincenti del libro in generale, ma anche nell'Angelo, perché io ne ho scritti due, l'Angelo del Grappa e La sua casa mia. Quando tu li metti uno di fianco all'altro in una libreria, istintivamente tutti prendono in mano prima l'Angelo del Grappa, perché la copertina è accattivante, c'è questo ragazzo col cappuccio, sì, è una cosa un po' particolare, no? La visita ragazzi... importante, sì. Prima parlavi di albergatore nel tuo racconto e vedevo Gianluca dietro nel video che si sbracciava come fosse allo stadio. Mi viene a pensare che forse tu c'entri qualcosa con l'albergatore nella trasposizione. Intanto mi è piaciuto il racconto di Loris, che ha spiegato: ho capito il mio personaggio, quindi io sono albergatore. non l'avevi capito. Adesso so come interpretare, che racconto ai ragazzi, che poi vabbè, io no, adesso ti fermi così come ti ho insegnato io ad interpretarlo, hai capito?
non azzardarti a fare cambiamenti adesso ad una settimana dallo spettacolo, Luca. Gianluca. Si può cambiare sempre tutto all'ultimo. Questa è una minaccia, attenzione. Ah, anche mezz'ora prima abbiamo cambiato battute. Sentite. Allora, stavo guardando innanzitutto anche l'orario, e allora facciamo così: mandiamo uno stacco musicale, perché vedo che Saric ha scritto già il brano da 10 minuti, quindi gli diamo un pochino voce, no? Diamo voce anche a lui. E volevo citare Clara, che appunto scrive in chat che le ha letti tutti e due i libri e sono bellissimi. Quindi mandiamo Gian, non so se tu leggi il titolo del brano, se non lo leggi lo dico io. Il brano che mandiamo è Dada Weatherman, Lost to Me. E al rientro, dal ritorno in diretta, ritorniamo subitissimo a riparlare del libro, dello spettacolo, e soprattutto sono sicuro che interverrà Gian e partirà con uno dei suoi monologhi a riguardo. Già me lo sento questa cosa, non so perché ho un brivido lungo la schiena. No, scherzi a parte, prima dello stacco musicale, sai, se ricordiamo anche il numero di telefono, che vedo che hai scritto anche in chat, perché insomma, qualora qualcuno volesse chiamarci, tipo Clara, che l'ultima volta ci ha fatto una bella ci è venuta a trovare, diciamo così, in diretta, ci potete chiamare allo 0422 16 26 622. Caro Saiz, vai pure col brano e ci ritroviamo tra 4-5 minuti. Prego. E poi Luca, vedremo anche il trailer, che naturalmente è a disposizione. Non lo volevo anticipare, esattamente, c'è anche il trailer, perché no, è bellissimo, tra l'altro, infatti ne volevo anche parlare. Prego. Bene, cari amici, allora andiamo col brano. Accontento Clara dicendo: e vai col brano, che siamo tutti noi! E passiamo da un momento culturale. Esatto, dalle stelle alle stalle, a livello sempre. Che bei momenti. But you are my choice. It seems we did well when we stopped the rain from falling. I thought it would be a delight to run out of my sight. Oh, 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 you're lost. Oh, 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 to me. Oh, 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 you're lost to me. In the broken heart, who knows, but you know now that all you ever try or do won't change the beat of my mind. I'm on a highway without bounds, happy all the way through. Oh, oh. You're lost to me.
E ritorniamo in diretta web radiofonica qui su sitewebnetwork.it. Provvisoriamente i due compari più uno, questa sera siamo tornati, diciamo, alla vecchia guardia, no? Cioè, ovvero il Saiuz che coordina questi due baldi giovani, insomma, un pochino, un po' meno giovani, ovvero Gian e il sottoscritto. Gian in realtà in qualità, adesso per chi si fosse perso la prima parte, in qualità di non solo speaker e conduttore, ma anche ospite, perché effettivamente tu sei parte integrante in qualche modo di questo spettacolo, e non solo dello spettacolo, appunto, di cui stiamo parlando questa sera. Ospiti con noi Roberto Popi Frison e Loris Giuratti, che appunto ci stanno raccontando prima il libro, appunto, dell'Angelo del Grappa, e ovviamente la trasposizione teatrale, dove, ed è qui che entra poi in ballo Gianluca, che abbiamo scoperto essere e fare l'albergatore, e questo è già qualcosa, insomma. No, scherzi a parte. Saluto anche, che prima non l'abbiamo fatto, che non l'avevo letto, ma adesso c'è, Marco. Anzi, ricambio il saluto di Marco che ci scrive in chat. Ovviamente anche a te, Marco, ti invito, qualora tu volessi farci visita qui in diretta con noi telefonicamente per qualche minuto, di contattarci, di chiamarci allo 0422 16 26 622. Ma ritorniamo invece a Loris, che appunto ci ha raccontato tra l'altro in maniera assolutamente esaustiva ma allo stesso tempo accattivante, come si svolge, come è nato anche questo libro, che appunto è il tuo secondo libro, quindi, e che tra l'altro mi ci stavi raccontando anche di come i ragazzi in qualche modo ti abbiano condizionato, oppure ti abbiano messo quasi in condizione di dover scrivere quasi per forza questo libro, che doveva essere una sorta anche di manuale per cercare di suscitare interesse nella storia, nella prima guerra mondiale, in questi ragazzi, che mi auguro che sia servito poi alla fine, nel senso, quello che da più è impensabile. Ogni volta che in scuola passo a qualche lezione, c'è sempre puntualmente un insegnante che mi ringrazia per il libro, per la possibilità che ho dato ai ragazzi nel giro sulla Grande Terra. È una grandissima soddisfazione. C'è un'altra cosa però che non ti ho detto prima, che è ancora più curiosa. Il personaggio del diario, che ti dico sempre, ma non il cognome, questo Antonio. Sì. Ha una storia molto particolare, perché per venire a combattere sul Grappa è partito da tanto lontano, perché lui è partito dalla Sardegna, e la sua è una storia molto molto particolare. Cioè, è sempre difficile parlare di un libro senza raccontare più del libro. Esatto. Arriva. Diciamo questo, che lui è stato uno di quei soldati che per tantissimi anni è stato dimenticato dal mondo, perché il suo nome era fra i nomi dei soldati SPSI. Ti racconto un aneddoto curioso, perché la nipote di questo soldato, che adesso è una cara amica sarda, mi ha raccontato che la mamma di questo soldato ha passato tutto il resto della sua vita vestita di nero, quindi vestita da lutto, ma sull'uscio di casa. Quindi era a metà il dolore per la scomparsa del figlio, che ormai più passavano gli anni e più diventava una cosa assodata, e comunque la speranza sì. Poi si sarebbe ripresentato in Sardegna, cosa che non è più avvenuta. Quindi è una parte un po' particolare del libro, anche profonda, che non ti voglio raccontare. Vieni a vederlo lo spettacolo, no? esatto, così almeno. Senti, lo spettacolo, quindi esatto. E lo spettacolo, quindi, adesso senza creare magari astio tra le parti, no, lo spettacolo però quindi ripropone molto bene il libro, oppure ovviamente per esigenze avete dovuto tagliare, immagino, delle parti. Sì, guarda, adesso faccio parlare con il regista, no? Esatto, allora regista, la prima sceneggiatura, si dice? Sì. La prima sceneggiatura mi ha fatto delle forzature, cioè guarda, ho dovuto inserire un personaggio femminile perché tu non l'avevi messo, però poi alla fine è uno spettacolo bellissimo. Roberto ha interpretato la cosa più importante che doveva essere interpretata del libro, che è un po', non dico la morale, dico proprio lo spirito del libro, quindi questo spirito di fratellanza,
è uno spettacolo, adesso lo lascio, lascio parlare lui, ma riesce nel contempo a divertire e anche a essere molto profondo. E il libro c'è tutto. La chiedi a lui, dai. Così. Senti, prima che Bobby mi racconti, come è nata questa, chiamarlo sudalizio, magari esagero, però come vi siete conosciuti, ecco, dal punto di vista professionale? E tu quando vieni, io sono padovano, sì. Quando sono venuto ad abitare qua, sì. La prima cosa che mi hanno detto, prima di dirmi qual era il parroco, mi hanno detto lui è Poppy. Poi c'è tutto il resto. Ci siamo conosciuti alle elementari io e lui, tu pensa, perché avevamo i figli che facevano, hanno fatto la prima elementare assieme e da lì ci si è frequentati. Poi io facevo ben poco in paese allora. Ben poco, l'istituzione. Catapultavo sempre. Abbiamo fatto delle belle cose divertenti, suggellate poi alla fine del quinto anno delle elementari con la canzone Boccia Panoccia, che trovate anche nel web e in YouTube. E Boccia Panoccia sarebbe Mi cago ti toccia, funziona così, detto veneto, sì. E, che veniva sempre utilizzata per canzonarsi fra bambini. E era un concorso letterario e artistico incentrato sull'identità veneta, rivolto ai bambini delle elementari e delle medie. E questo è stato l'epilogo, diciamo, di un bel percorso di 3 anni, di 3 edizioni, visto che ero comunque referente dell'Associazione Culturale Seriola, che è quel che gestisce e organizza il Palio Romano. Mi portavo alle spalle 10 anni di proloco, di presidenza e quant'altro, e allora ho capitalizzato un po' tutte le esperienze in tal senso. E con Loris poi io sono andato un attimo ho continuato per la mia strada, e una volta che non ho più fatto la presidenza della Proloco mi sono buttato letteralmente sulle leggende venete. Il Veneto assieme a Toscana e Sicilia sono le 3 regioni con più alto numero di leggende. E lì ho cominciato a portarle in giro attraverso gli spettacoli teatrali, perché i libri cioè li trovavo il modo più accattivante per proporre un libro o per proporre comunque le leggende. Primo, perché le leggende venivano tramandate di padre in figlio attraverso il libro parlato, che era il filo. E 2 perché comunque erano dei cantastorie che le raccontavano. E ho fatto veramente tanta palestra come teatro. A un certo punto, come associazione del Palio Romano, decidiamo di investire sulla Grande Guerra. Nel 2011 si parte testa bassa. Sì. Loris, nel frattempo, aveva scritto il suo libro. Io me l'aveva dato in anteprima. Io, siccome sono uno che fa le cose tempo zero, dopo un anno penso che l'ho letto durante la sala d'attesa che operavano all'occhio mia moglie. Bellissima questa cosa, sei rimasto contentissimo, Loris. Di guarda, ti chiedo ma l'hai letto? Non si capiva mai qual era la risposta. E allora, quando l'ho letto, ho detto, cioè mi sono subito illuminato, proprio per quello che ho detto prima, per la prospettiva, la gioia comunque dell'immaginare o del pensare che c'era bisogno di fratellanza fra dei popoli che comunque erano in guerra e che casi isolati non erano più di tanto, perché comunque alla fin fine erano dei ragazzi, solo che avevano la casacca diversa. E la guerra bisognava farla, bisognava stare a delle regole, ma come dei bambini che si fa a botte, belli all'inizio, belli tosti, e poi alla fine si è anche un po' stanchi di fare a botte, dici basta, adesso sbandus e facciamo un attimo di tregua e di pace, no? Mi dava un senso di tanta leggerezza e di respiro. Che ho detto, Cristo Santo, questo è il libro, questo merita di andare, di essere fatto teatro. Il problema era come
perché se in genere lo si segue in modo pedissequo un libro, ad esempio La sua è casa mia, che è l'altro libro, io li chiamo uno il maschio e l'altro la femmina, sono tutti e due complementari per avere un inquadramento storico di tutta la Grande Guerra del Grappa, perché entrambi trattano della Grande Guerra del Grappa. Però su casa mia avvengono tante vicissitudini, tante scene, tanti cambi di ritmo che ti permettono di fare uno spettacolo così in 4x8. L'Angelo del Grappa è molto più difficile, e in effetti ho innestato delle figure che secondo me ben si prestavano ad un gioco particolare sul palcoscenico, e devo dirvi che i ragazzi che recitano, perché è importante, oltretutto Lois dice il discorso che ci devono essere dei protagonisti giovani sul libro, perché i ragazzi si devono identificare sul protagonista del libro e devono trovarli anche nel palco, e quando vedono dei giovani sul palco si identificano in essi. E dicevo, i ragazzi che recitano si divertono un mondo, e tutti quanti mi dicono che lo spettacolo gli piace. Allora, quando piace ai giovani che stanno recitando per la Grande Guerra, che non ne sapevano niente di Grande Guerra e non era la prima volta che si sono trovati catapultati in questo mondo, vuol dire che il libro è piaciuto e lo spettacolo in teoria dovrebbe piacere. Sì. Tra le cose che dovevo scegliere, a quel punto ho scelto lo spirito di fratellanza, e ho adattato anche un po' i personaggi calcando un po' di più la mano su uno piuttosto che su un altro, e anche sul libro vengono descritti in un modo particolare, però mi trovavo bene con delle persone che secondo me ben interpretavano certi personaggi, e anche qualche albergatore. L'ha scoperto dopo dalla bocca lei, Gianluca. Esatto. L'ha scoperto dopo di essere l'albergatore. Hai capito? Però perché non si mangia nel mio albergo, nonostante non ne abbia bisogno? Si mangia sempre al lavoro fatto. E poi c'è anche un detto, Gianluca: in montagna chi si importa magna. Non serve. E devo dire che abbiamo iniziato le prove a novembre, ai primi di novembre, ed sta venendo, ogni volta ci si aggiunge qualcosina, e sarà un bel biglietto da visita per la comunità di Romano d'Ezzelino, perché comunque io e Loris abitiamo a Romano d'Ezzelino, che per molti di voi è un paese a circa 30 km nord-est di Vicenza. Per noi che siamo del posto, siamo a metà strada tra il Palladio e il Canova, precisamente siamo sul cielo di Venere della Divina Commedia di Dante. Perché Dante racconta del colle di Ezzelino III proprio nel cielo di Venere. Lui, assieme, accompagnato a Beatrice, arriva lì e gli si fa incontro lo spirito luminoso della sorella di Ezzelino, tal Cunizza, e gli descrive del colle e delle gesta di Ezzelino. E pertanto la comunità ha investito e ci crede su questo progetto, che è un progetto reparto Grande Guerra del Grappa, dove abbiamo individuato una commissione dove c'è dentro anche Loris e altri soggetti storici e sensibili al tema Grande Guerra. Abbiamo individuato una decina di personaggi da accostare ai nomi di determinate località del massiccio del Grappa, e in modo tale da coprire un po' tutta l'area e anche i tre periodi bellici importanti tra il 17 e il 18: la guerra di arresto, la guerra di difesa e poi la battaglia di controffensiva finale. Sì. E in mezzo a questi soggetti prevale la figura dell'ardito. E l'ardito, che Loris, in quattro parole, lo lascio dire a te: cos'è l'ardito? Perché l'ardito? Allora, per fare l'esempio più facile, dovete immaginare gli arditi come i Marines americani. Il loro erano truppe scelte che arrivavano dai tre principali corpi, e quindi erano o della fanteria, o erano degli alpini, o erano dei bersaglieri, e a seconda del reparto da dove arrivavano avevano il colore delle fiamme diverse,
sulle bavari, sul bavero della giacca, quindi neri, rossi o verdi a seconda del reparto che arrivavano. Avevano un tipo di esperienza anche molto particolare dal punto di vista dell'addestramento, perché si addestravano molto spesso con armi vere, quindi rischiavano la pelle anche in addestramento, non solo in battaglia, e il loro compito era quello di fare degli assalti molto violenti, molto rapidi, per poi rientrare e lasciare il posto alla fanteria. Che vantaggi ne avevano? Che la maggior parte del tempo lo passavano non in trincea, ma lo passavano in postazioni di seconda, di terza linea. Sì. E il loro grosso vantaggio è che andavano a tante volte addirittura l'arma bianca, quindi assalti molto violenti, dove in pochi tornavano a casa, portavano a casa la pelle. Questo è un reparto che poi, dopo la fine della Grande Guerra, è stato per una serie di cose recuperato dal fascismo, è stato mal interpretato, nel senso che si pensava che tutti quanti gli arditi fossero fascisti. In realtà non è stato così. Uno degli arditi più famosi, che è Ettore Viola, che sicuramente a molti non dirà granché, ma per noi è un po' come parlare di Batman o di Superman, questo ardito qua è diventato il principale contestatore proprio del fascismo, tant'è che ha dovuto addirittura andare in esilio perché il duce stesso aveva intenzione di fargli la pelle, ecco, per dirti un pochettino, per descriverti questi personaggi. Bassano, soprattutto Villa Carizzo, che è una splendida villa lungo il Brenta, sede anche di un museo importante che è il Museo Hemingway, era una delle basi logistiche proprio di questi arditi, che passavano il tempo ad aspettare il momento di entrare in azione sui montagne. Sì. Questo è un po' il corpo degli arditi. Che poi diciamo di pure Poppy, scusa. No, no, che poi io ho avuto anche la fortuna di fare la scuola ufficiali le azioni tattiche definiscono così nell'area di battaglia che facevano gli arditi nella guerra moderna si chiamano interdizione d'aria, cioè vai lì, rompi le scatole e poi ti ripieghi. Una sorta di mod fuggi che dopo ci sono intervenuti. E qual era il vantaggio? Che lo facevano così bene e così ben addestrati, con un equipaggiamento e un armamento moderno per quei tempi, sì, che erano diventati un mito sia nelle file italiane che anche in quelle austriache e austro-ungariche, e tanto che loro combattevano sempre, andavano all'attacco al grido di "a noi", e quando dall'altra parte li sentivano arrivare già si preoccupavano molto e incuteva terrore il fatto dell'assalto degli arditi. Ettore Viola fece un attacco alle 11 del mattino, una domenica mattina, il 18 maggio 1918, e con 100 arditi e i suoi 5 ufficiali, 6 con lui. Sì. Alle 11 del mattina, cioè, ci vedi bene e dici vengono tutti cecchinati. Invece morì l'attendente di un ufficiale, dell'ufficiale Rosa, perché si frappose fra l'ufficiale e un austriaco che stava sparando al suo ufficiale, pertanto come attendente si sacrificò per salvare l'ufficiale. E un altro ufficiale, che preso dalla foga si era attardato perché aveva visto una bella mitragliatrice da prendere, da portare via, e però rimase solo e lì lo uccisero. Pertanto di 106 persone tornarono in 104, e questo la dice lunga sulla grande preparazione, il grande addestramento e lo studio orografico e quant'altro. Ma tornando un po' al fatto questi sono un po' gli arditi, tanto amati, anche comunque stimati da Ernest Hemingway, perché Loris prima ha parlato di questa villa a Cairizzo dove c'è il museo Hemingway, perché lì c'era Hemingway durante la Grande Guerra, e lui in un brano e un inedito 843, giusto, no, Loris, lì proprio racconta degli arditi come delle figure che lui non ne ha mai viste così belle preparate. No, infatti, scusa, ti interrompo, è effettivamente rincalzoso, perché dalla descrizione che avete dato, che poi è anche bello
tiro un po' in causa anche Gian, dico è bello che in questi ultimi 15-20 minuti avete anzi dato anche delle belle lezioni di storia, proprio ed è questo che mi piace molto. Ne approfitto che, anche perché volevo far vedere una cosa, è un trailer che di cui appunto abbiamo parlato nel Fuori Onda, che mi ha veramente che ha colto veramente nel segno, secondo me, anche quello che la presentazione, un'ottima presentazione, biglietto da visita del libro e dello spettacolo. Volevo un attimino dare anche la parola, tra virgolette, alla chat, perché effettivamente l'abbiamo un pochino lasciata da parte e vedo che le domande le domande si stanno moltiplicando. Allora, prima di andare avanti, magari facciamo un attimo un passo indietro e sentiamo un pochino che cosa hanno da dire i ragazzi qui. Innanzitutto salutiamo Asia, che vedo che tipo 20 minuti fa ci ha salutato. Infatti volevo dire, caro Luca, adesso che chiami in ballo la chat, io faccio un appello a chi ci ascolta, specie agli altri che partecipano, chi ci segue, di farsi vivi tramite la chat, anche i ragazzi. Asia, appunto, che è una, adesso il Poppy ti dirà. Torno nel mio silenzio. No, ci hai mai visto così silenzioso, vero? Non infatti, mi ricordo. Vabbè, che poi guarda, ti capisco già, perché effettivamente Loris e Poppy sono veramente, soprattutto Poppy, ragazzi, l'abbiamo squinzagliato, è un treno. No, salutiamo quindi, poi giriamo anche le loro domande. Profeta. E adesso lo Nicola, il mitico. Ah, ecco, Nicola, perfetto. Ah, neanche Nicola c'è. Beh, guarda, Luca, ho dei ragazzi. Oh, perché cioè, vabbè, me li sento. Beh, sì, quando sei regista, comunque ti senti il caposquadra, no? E deve essere così in teatro: cioè ordine, disciplina, subordinazione, pancia dentro, petto in fuori, fronte a Dio, e Dio perdona, io no. E un po' tutta questa carrellata di cose, però veramente ho dei ragazzi fantastici. Asia lavora in coppia sul palco ad un altro ragazzo, a Nicola, e poi quando li vedo recitare assieme a Gianluca, magari con l'albergatore, e li vedo che quando uno recita l'altro sorride sotto sotto, e faccio finta di non vedere, però li lascio divertirsi, perché hanno proprio la disinvoltura nel star sul palco e sono belli per quello. Però da venerdì prossimo prove generali, tutti quanti belli cattivi sul palco. Adesso già sto mettendo le mani avanti, fai bene. Sì, sì. No, sono belli come il sole. Guarda, mi danno una gioia anche a Loris, perché all'inizio Loris, Giuliatti, sì, vengo, ma guarda, ho da fare. E poi pian pianino, quando ha visto come giravo, spostava in là tutti gli appuntamenti, le serate che doveva fare per venire alle prove, perché effettivamente fai gruppo, ti diverti, cresci tutti assieme e sono belli. A me piace sempre l'ultimo spettacolo che porto in scena. E perché sì, penso sia così per tutti, giusto Gianluca? Anche per te, presumo. La cravatta è bella, Gianluca. Mi piace. E questo è il rispetto, Gianluca? È sempre l'ultimo, il più bello, giusto? Non ho sentito perché sai, io sto parlando solo. No, perché c'è da dire che Gian questa sera fa veramente presenza, si è tirato veramente a spigolo vivo, si dice da queste parti. Guarda, io penso di essere ammirevole, perché come vedi lascio veramente spazio e protagonismo agli altri, vero? Stasera sei bellissimo. Gianluca è bravissimo a distigarmi i ragazzi, in tal senso devo dire... ma proprio lo vedi che li provoca e li fa ridere, no? Allora io dico sempre a Gianluca, non lo dico, lo penso, c'è del bastardo che alberga in lui, e non è il formaggio. Perché sono albergatore. Ah, hai capito, è per quello. Allora, tra l'altro, prima ho citato questo trailer che, ripeto, guardandolo mi ha veramente incuriosito, quindi adesso vi chiederò anche chi l'ha pensata questa cosa e come ha fatto a venire fuori così, così bene. E questo trailer che appunto va a promuovere, se vogliamo, il libro e poi ovviamente anche lo spettacolo. Questo trailer che adesso io consiglio agli ascoltatori che magari ci stanno solo ascoltando anche di andarlo a vedere, sempre su saiuzwebnetwork.it. Saiuz
ha scritto in chat, ma ve lo dico anch'io, di cliccare su quella grande finestra in alto dove c'è scritto Web TV, perché lì adesso tra pochissimi istanti avrete modo appunto di vedere il trailer che immagino sai se tu sarai già pronto, avrai già il dito su play, immagino. Spero che vada, dai. È già qualcosa. Ma che vada, ritorniamo in diretta, non c'è mica problema. Quindi, ragazzi, se vi va, e lo dico a voi, ma anche agli ascoltatori, a Gian no, perché Gian so che lui non aspettava altro. Mandiamo questo trailer, questo video. Dopodiché aspetto commenti dalla chat, che se non l'hanno visto lo avranno modo appunto di gustarselo insieme a me, oppure cioè, e non solo, perché mi racconterete che cosa, come è nato questo video e soprattutto come ha fatto veramente a venire fuori così bene, ragazzi. Io non so, ero curiosissimo di sapere se ne farete un film prima o poi di questa cosa, perché veramente è bello. Quindi quelle anche questa. Esatto, adesso mi racconterai tutto, Loris. Prego, Saiz, manda pure il video. Bene. Diretta, sai, su webnetwork.it, ragazzi, vi siete gustati questo trailer? Perché io l'avevo visto prima, ma rivederlo, dopo ho dovuto interrompere a metà perché dovevamo ritornare appunto. C'è una chiamata, diretta. Luca. Ah, perfetto, c'è una chiamata subito dopo il trailer, quindi cosa facciamo? Diamo spazio agli ascoltatori. Pronto. Prego, Saiz. Pronto? Oh, ciao Clara, ormai stai diventando una mi avete provocato e quindi già. Devo intervenire per forza. No, non potevi esimerti, cara. Senti, partiamo da questo trailer, perché non so se hai avuto modo di vederlo anche tu. L'ho visto qualche tempo fa, purtroppo adesso no, perché mi è saltata proprio la connessione in questo momento, quindi però l'avevo già visto ed è fatto molto bene, insomma. Senti, una cosa che tendenzialmente ti chiediamo sempre o ci sentiamo insomma quando ci scrivi in chat, ma questo Gianluca come si sta comportando? Infatti, in questo allora, no, secondo te, credo, regalerà soddisfazioni il 28? A parte che dovresti chiedere al regista e io anche volevo chiedere, intanto li saluto, partiamo dall'inizio, li saluto e li conosco, quindi possiamo darci di tu. Volevo appunto chiedere a loro invece, a Roberto, quali sono stati i criteri di scelta
dei vari personaggi, quindi i ragazzi, gli adulti, cioè le caratteristiche che ha scelto in ognuno per poter interpretare i vari personaggi. E lascio la risposta dopo, perché così metto giù il telefono e vi ascolto in radio, perché altrimenti non riesco a sentirvi. Io li ho seguiti, li sto seguendo, li seguo dall'inizio, dal primo giorno che hanno, o quasi insomma, con le prove, e sì, mi sto divertendo, nonostante ormai penso che potrei fare suggeritore, perché conosco tutte le battute e quindi a me piacciono, e piace anche come recita Gianluca. Ovviamente io non sono un'esperta di teatro, e quindi ma lo stai diventando, perché mi pare che insomma, ti vediamo spesso. Lo seguo in diverse esperienze, ho avuto modo anche di vedere diversi tipi di cose che fa, quindi sì, diversi tipi di teatro, diversi tipi di interpretazione, dal lettore al narratore all'attore al presentatore, quindi insomma ogni volta mi diverto, ogni volta è un'esperienza. Fa tutto Gianluca, è onnipresente questo ragazzo, è fenomenale. No, scherzo a parte, noi poi lo seguiamo. Onnipresente no, però insomma diciamo che si difende bene, però sai, noi lo prendiamo sempre in giro per questo suo diciamo, come chiamarlo, questa sua versatilità, no? Nel senso che riesce a fare tante cose. Aspetta, è come regista anche, quindi non volevo dirlo, scherzo a parte. Sì, ogni effettivamente tanto si poi muove. Lo becco che suona, quindi lo colgo in flagrante, quindi anche lì insomma non si scherza. No, comunque ti dico, mi sto divertendo, e comunque io sono convinta che sarà una bella cosa, è una bella cosa, e venite a vedere insomma. Perfetto, guarda, questo è un ottimissimo biglietto da visita, no Poppy, cosa dici? Ti sta veramente promuovendo sia te sia anche Gian, quindi ha fatto veramente un te, e ovviamente poi soprattutto a chi ha scritto il libro, quindi no, veramente complimenti Clara, ti hanno passato una mazzetta, qualcosa, non lo so perché. No, guarda, io non sono una che si fa pagare assolutissimamente, se devo dire, confermo. E se devo dare bastonate le do e do forti, e questo Gianluca lo può testimoniare, quindi porta ancora i lividi lui di queste bastonate. poi volevo chiedere anche una cosa a Loris, a Loris appunto riguardo il libro. Io li ho letti entrambi, mi sono piaciuti e sono molto scorrevoli, molto proprio alla portata, come diceva, anche dei ragazzi. Vista la diciamo popolarità anche di questo libro, si è mai pensato di iscriversi a qualche concorso letterario? È una domanda che mi faccio recentemente, quindi vi ascolto le vostre risposte, vi saluto, e per Poppy e Loris ci vediamo venerdì all'ultima prova e poi sabato e domenica. Perfetto. Grazie ragazzi, Clara, saluto anche i ragazzi che ci sono collegati, che che sono Nicola, diversi infatti. Sì, sono gli attori. Esatto. Grazie Clara del tuo contributo, e soprattutto, come dicevo prima, un ottimo biglietto da visita per chi come magari appunto non ha mai visto lo spettacolo, anzi poi non ha mai visto, non riuscirà forse a vedere appunto lo spettacolo, perché non proprio comodo logisticamente da dove abito, farne altri così. Bravissimo, magari chi lo sa che da qui non si possa anche esportare, no, in altre regioni, in altre aree, questo progetto, chiamiamolo così, perché veramente mi pare di capire che già, come diceva prima Loris, sai, con le scuole e quant'altro, credo che sia una cosa che possa essere, no, tranquillamente esportabile, o comunque si possa tranquillamente portare in altre realtà, in altri contesti, anche se in questa opera poi si va a toccare anche un'area geografica che è lì, cioè non è che possiamo spostarlo, però sicuramente però è un bel modo di... non...
Sì, esatto. Scusa che ti ho interrotto, il messaggio no, non è solo per quanto riguarda l'area geografica, cioè è proprio il messaggio che è comunque alla portata di tutti e rivolto a tutti. E sì, adesso come adesso in questi tempi insomma è praticamente attuale, quindi vale la pena. Esatto, perfetto. Ragazzi, vi saluto. Ciao Clara. Dall'altra parte. Grazie Clara, ti saluta anche Saius che però non si è sentito. No, ciao Clara. Ciao Clara, buonasera. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Perfetto. Ciao Dan. Ciao Clara, grazie di tutto, Gianchi ha tolto il video in tutto questo. Vi evito tutte le belle cose della vita. Ha tolto il video? Ah no. Esatto. Anzi. Sì. No. Va bene, sì, come direbbe il video, come direbbe Saius. Dai Dan, rimetti il video. Esatto. Anche tinta su tinta, vi avviso, non vi chiamerò più due volte in due settimane, è un po' troppo. È vero, hai fatto l'emplane qui, no? Scherzo, cioè, sai benissimo che sei sempre la benvenuta, anche perché dici è veramente di un interesse notevole, quindi a maggior ragione, insomma, no, veramente. Scherzi a parte, ciao. E quindi ti vedremo in chat. Tornando quindi ai nostri Baldi giovani ospiti, complimenti ancora anche appunto da Clara, che mi pare che il suo messaggio sia stato assolutamente lineare e positivo nei vostri confronti. Volevo parlare anche, anzi prima rispondiamo a quello che ci ha chiesto Clara, no, che dopo finisce il dimenticatore e non va bene, che te aveva chiesto innanzitutto i personaggi come erano stati scelti, adesso poi le parole esatte non, però penso che il messaggio tu l'abbia capito, no Poppy? Sì. E, allora, ovviamente non è la mia prima esperienza teatrale e non è la prima volta che gestisco uno spettacolo teatrale, dalla sceneggiatura alla parte di alla regia. E, piccola parentesi, questa sceneggiatura l'ho scritta nel Natale del 2013, pertanto porta bene, come altre volte che mi è accaduto di scrivere a Natale. E i ragazzi, pertanto ho fatto tutto un percorso dove in mezzo comunque qualche ragazzo ho avuto modo di testarlo, di vederlo, e ce n'erano tra tutti quelli che per impegni, perché poi diventano grandi, c'è chi ha l'università, chi fa il quinto anno delle superiori ed è meno disponibile, insomma per incontri astrali favorevoli sono riuscito ad avere la disponibilità di Asia e di Nicola Pertile, che sono favolosi, sono molto complici quando sono sul palco e sanno far divertire e trasmettono la gioia al pubblico. Ti interrompo un istante per una curiosità, che se no poi mi passa di mente, poi ti do subito la parola, ma i ragazzi, una domanda, quanti anni hanno? Perché se ho capito bene sono comunque giovanissimi, e soprattutto se Ale è quella figura femminile che mi dicevate prima non essere presente nel libro, ma che poi invece era... Esatto. Bravo, hai capito. Perché la cosa che criticavo a Loris è che non uno spettacolo teatrale senza una figura femminile, cioè non neanche mi ci metto, la voglio esigere, e allora me la sono inventata, e però è anche il bello è anche questo, rivisitare un libro in base anche alle mie sensibilità e alle esigenze di teatro. Asia ha 17 anni, vero Asia? E sì, ne ha 17, 99, mentre Nicola ne ha appunto 19 anni e è un 95. E quest'anno fa 20 anni, però va in scena che non mi ricordo se li ha appena compiuti, ma comunque sarebbe il parallelo dei ragazzi del 99 nel 1918. È vero, sì, infatti, sì, è questa cosa. E
il finale, in effetti, ci sono, c'è un ragazzo, un militare, che praticamente corrisponde al parallelo dei ragazzi del 99, pure lui. E, allora, per l'età, determinati ragazzi, per le loro caratteristiche comportamentali e la loro dialettica, altri ragazzi, e anche la capacità di capire quello che voglio, perché Asia e Nicola mi conoscono e io so cosa possono dare loro e so come sfruttarli bene e farli rendere molto sul palco. Poi altri soggetti, uno per anzianità e per comunque per gli occhi d'amato, c'è un anziano che ha gli occhi molto ha degli occhi cerulei particolari e quando li mostra tutti per bene al pubblico fa il suo effetto e ha i lineamenti molto scolpiti, pertanto un bel anzianotto e nevrotico al punto giusto, che mi piace così. Poi un altro, perché l'ho visto una volta, noi a Romano facciamo gli angoli rustici, sono delle rievocazioni lungo le borgate di contrada con le rappresentazioni anche teatrali, e l'anno scorso ne ho visto uno e ho detto, cioè, mi sono innamorato subito di lui, perché no, lui sarà mio. E già me lo... sì, Nicola Ceccato, e è un talento, ha tanto talento quel ragazzo lì, e il talento è anche, scusa se si apre una piccola parentesi, dicevo sì. Sempre ai ragazzi ultimamente, il talento sul palco è proporzionale alla generosità dell'individuo che recita, che dell'attore. Più ti senti generoso, sei predisposto a essere generoso verso il prossimo, pertanto anche verso il pubblico, più riesci a dare, più riesci a trasmettere umanità e passione in quello che fai, perché ci tieni a far capire al pubblico quello che hai da dire. Non reciti il compitino, ma vuoi dirgli qualcosa, e lo fai sì. Con tutte le armi a disposizione che il Signore ti ha dato. E Nicola Ceccato ha tutti questi requisiti, lui è un generoso per antonomasia. E poi no, perché sennò poi mi dimentico sempre delle cose che voglio chiederti, perché effettivamente mi sono rapito dalle tue parole, penso non solo io, solo che poi giustamente mi dimentico alcune cose, volevo chiederti non tecniche, ma tipo avere anche l'idea di un altro, chiamiamolo, punto di vista, o meglio col fatto che conosciamo molto bene Gianluca, e col fatto che di fatti lui ha invece per conto una certa esperienza. Sulla generosità non si discute, e neanche appunto su questa esperienza. Volevo sapere già da te un altro, cioè cosa ne pensi tu di questi ragazzi invece, visto che comunque insomma ci hai tra virgolette lavorato, e quindi volevo sapere qual era una tua idea a riguardo. Beh, se condividevi come diceva Poppy, mi ci diverto tanto in palco e quinta. Un intervento fantastico. Sì, ma sono belli perché sono complici ste iene, guarda, che i ragazzi, sì, soprattutto Nicola è molto carino, e i ragazzi come sempre, sai Luca, come giustamente dicevi tu, e ti ringrazio, e anche la Clara, come tutti i ragazzi sono delle spugne che assorbono, l'importante è che abbiano dei giusti e buoni esempi, ovviamente, ovvio, quindi specie quando sono giovani, lo dico anche per esperienza personale, come ben sai, sia per quando faccio spettacoli come regia o attore, ma soprattutto i corsi di, vabbè, parte lettura, ma comunque di recitazione e quant'altro. Quindi poi li vedo che sono meravigliosi, perché qualsiasi cosa tu dica loro, poi adesso sono molto svegli, sono anche molto recettivi, anche troppo devo dire, a volte anche diciamo così, non indisponenti, però hanno una loro presunzione e arroganza a volte di sapere le cose quando invece dovrebbero ascoltare i più vecchi, però sono recettivi, sono spugne, quindi anche in base a quello che tu dai loro poi ti restituiscono, comunque apprendono molto facilmente. Poi chi comunque fa teatro ha una marcia in più, o perlomeno io, sai, ho massimo rispetto per chi lo fa, specie tra i giovani, perché oggi come oggi, snobbato come il teatro, ovviamente chi si dedica a quest'arte meravigliosa e sublime
con tutto rispetto anche per gli altri, però ha già comunque una, diciamo così, forma di rispetto in più, e io rispetto, non so che cosa sto dicendo, ma lo sto dicendo bene, me ne vado a ruota. Esatto, sì, sì. Guarda, questo titolo, Gianluca, me lo sono scritto a penna qua da lato, sì, perché poi se metti le virgole e i punti chissà cosa viene fuori. No, per cui è ovvio che poi, come dico sempre ai ragazzi, è giusto che abbiano degli esempi giusti. Ovviamente io mi ci diverto, perché comunque vedo che loro, insomma, mi hanno preso bene, che ovvio, e mi fa piacere, insomma, specie Angelo, che è anche molto carino. Angelo è il nome del personaggio, ovviamente non sveleremo mai il nome di Nicola Pertile, che salutiamo, e con il quale appunto magari siamo in sintonia e ridiamo anche per sdrammatizzare per qualcosina, anche se da parte mia c'è sempre massimo rispetto sia per il regista, quindi Roberto Popi, di cui ovviamente io non intervengo, pur essendo io regista e avendo le mie idee, per cui ovvio che faccio le mie cose e non vado a interferire sulle sue, e soprattutto dello spettacolo e dell'argomento del tema. Anzi, molto spesso ti dirò, caro Luca, che nei più grandi drammi dell'umanità o nelle più grandi, diciamo così, spettacoli e drammaturgie che mi sono capitato di fare anche in passato, quando si montano particolari scene anche drammatiche, spettacoli drammatici, ti posso garantire che forse per esorcizzare o per sdrammatizzare ci si diverte come pazzi. È brutto da dire, per cui questo lungi da me la mancanza di rispetto per le vere vittime che ci sono state cento anni fa, e di cui poi, caro Luca, tu ben sai che ogni tanto la tiro fuori questa cosa, e avevo già accennato a questo spettacolo nei mesi scorsi e nelle settimane scorse, pur essendo io impegnato in varie altre cose. Sì. E un messaggio, ecco, così do anche ancora più valore a quello che ha detto Roberto e anche Loris, che starei ad ascoltare anch'io ore, perché sono sempre cose interessanti e che mi piacciono. Un valore in più anche di questo, del messaggio, secondo me, almeno dal mio punto di vista, non mi voglio naturalmente interporre tra nessuno, che mi piace e che dico sempre, che tu sai che qua in Saius ho sempre detto, è che veramente l'inutilità della guerra, e nel senso anche intesa che dall'altra parte il famoso, fra virgolette, famigerato nemico, alla fine non è che un ragazzo della tua stessa età, che anche lui è stato mandato a fronte, che magari anche lui non lo voleva, e che anche lui ha famiglia, una amata, una mamma, una sorella che mi aspetta a casa. Mi ricordo una canzone, sì, di D'André, tra l'altro. L'altro, esatto. Però, infatti, è vero. E quindi diciamo che il messaggio è anche quello, secondo me, che traspare, tra l'altro anche in una delle frasi che lo stesso Roberto, che oltre a fare la regia interpreta un personaggio, dice, che appunto che questo Anton, e non voglio svelare segreti o altro, ci mancherebbe, si rende conto che anche lui, che ha scritto il diario di quello che combinava e che faceva al fronte, si è reso conto che alla fine dall'altra parte c'era un ragazzo come lui, una persona come lui, che aveva anche lo stesso nome suo. Quindi anche qua, secondo me, il messaggio, eccomi qua di nuovo in video per il piacere delle donne, il messaggio che almeno io, dalla mia sensibilità, che ho sempre detto al di là del libro e prima di partecipare in questo spettacolo, è anche quello, secondo me, dell'inutilità delle guerre, che è l'uomo che le fa, tra l'altro. Neanche gli animali arrivano ad una brutalità del genere, se mi potete permettere, che è insita nell'uomo, che poi è buono per un discorso, no, di popolazione del pianeta, perché facciamo una sovrappopolazione che ogni tanto ci vuole, o le pesti o le guerre o quant'altro sono state utili all'umanità, però è veramente inutile ai fini di tutto. Quindi è bello vedere come cent'anni dopo un ragazzo di 19 anni scopre la storia di questo diario che gli viene lasciato da questo ipotetico fantasma che vaga nei boschi del Grappa, che sono territori stupendi, poi, come ho sempre detto, e l'inutilità della guerra, che nonostante l'uomo sia consapevole di questo, continua sempre ad esserci. Io dico sempre, nonostante due guerre recenti di cui abbiamo documentazione visiva e materiale audio che ci permette di capire quanto fanno schifo e siano brutali, ce ne saranno sempre. Per sì, cui esatto. Il mio messaggio positivo, come sempre, arriva a tutti voi. Non ho mai sentito, però mi piace questo messaggio che traspare. Esatto. Di come un ragazzo di 19 anni del 21esimo secolo si riveda in quello. Io, da albergatore, che adesso scopro questa parte che non so cosa fare, che poi sarebbe una guida, che poi tra l'altro io faccio un personaggio, perdonami Popi che non ne abbiamo parlato, ma intervengo anch'io,
ho voluto lasciare spazio a voi, no, come sempre. Ma infatti faccio. Ti ho dato la parola anche per questo. Sì, così so che mi volevi fare la domanda. Poi ritorniamo, sostanza, infatti. Il mio, tra l'altro, è un personaggio, di una persona che realmente è viva e vegeta ed esiste. Non è di pura fantasia, perché è Davide. Davide esiste veramente, io l'ho anche conosciuto. Fatalità l'anno scorso, in commemorazione sul Negrappa, il 2 agosto dell'anno scorso, dove ho fatto anch'io una presenza fisica, diciamo, di comparsata. C'era anche Poppy, c'era Loris, e c'erano, e a me poi queste cose mi emozionano, mi prendono al cuore perché ci tengo, mi piacciono, e c'erano proprio queste persone dalla Sardegna che erano venute a commemorare, come vi raccontava Loris e anche Poppy prima, e abbiamo fatto anche la foto, ti ricordi, Poppy, davanti alla tomba? Sì, che c'è anche in Facebook e quant'altro. E quando, vi posso garantire, si toccano tangibilmente con mano in prima persona queste cose che a noi sembrano lontane, di un altro secolo, esatto, Luca, da film, cose che cose sulla guerra, che poi ci emozioniamo quando vediamo il film, però poi ci scanniamo tra di noi al lavoro, nella vita reale, esatto. Invece no, queste cose, esatto, sì. Noi che poi abitiamo in queste zone vicine al Grappa, abbiamo un vivo ricordo, le popolazioni di Romano De Zelino, di Bassano, che hanno supportato i militari, come diceva prima Poppy, che era interessante, io lo lascerei parlare per ore. A livello anche storico, la Sicilia, la Toscana, Sicilia da cui io arrivo come origine, ovviamente nato e cresciuto qua in Veneto, però di origine siciliana, e lo posso comprovare, la Toscana e il Veneto sono le regioni che hanno il più grande numero di popolari, diciamo, credenze, ma storie, ma anche tutta Italia, leggende, sì, grazie Poppy che non mi veniva, dalla regia, vedi che ogni tanto anch'io ho bisogno della regia, ma anche regioni di tutta Italia che hanno rifornito materiale umano per questa guerra, per cui non solo le popolazioni qua del Grappa, del Vicentino e Trevigiano e quant'altro, ma tutta Italia. È stata la prima aggregazione linguistica italiana, se ci pensiamo, perché non c'era la TV, non c'era nulla, quindi militari, popolazioni, gente che faceva i contadini, i mulatori, fino a prima, si ritrovano catapultati in trincea a parlare diverse lingue, neanche l'italiano era, tra l'altro, all'epoca, che proprio adesso sicuramente potrà sviscerarvi decine di altri aneddoti o cose più decisime. Per cui lo spettacolo si è uno spettacolo che, secondo me, va visto, ovviamente un'ora e mezza. Ricordiamo che è sabato 28 di febbraio alle ore 17:30, naturalmente per un pubblico su invito nostro ristretto, e poi noi replichiamo, per cui una doppia fatica la sera alle 21, 20:45, 21 per tutti, e il giorno dopo tripla fatica, ha voluto metterci sotto torchio perché vedeva che ci divertivamo troppo, secondo lui, la domenica 1 marzo alle ore 17, sempre a Romano De Zelino, praticamente vicino alla chiesa parrocchiale nel centro di Romano. Ricordiamo Poppy dove si trova, all'interno del circolo, praticamente. Prego Poppy. Giusto, nel centro parrocchiale, come dicevi. Sì, perché magari faccio un po' di pubblicità a loro, ovviamente, per questa cosa, bene, che poi sarà divulgata. E naturalmente invitiamo tutti gli amici del Veneto, in particolare della zona di Bassano, di Cittadella, Castelfranco, Montebelluna, queste zone qui di Romano, del Vicentino, Trevigiano e Padovano, insomma, confinanti, a venirci a vedere se ci sarà posto, naturalmente, perché avremo tutto esaurito secondo i pronostici positivi del Poppy, ma sicuramente, ecco perché anche questa richiesta di triplicare le date. Ovviamente io, ecco, sento la chat, chiedo la chat di salutiamo Asia, Nicola, il profeta, con cui io mi ci diverto in quinta, perché veramente Nicola, come diceva Poppy prima, è un personaggio eccezionale, nel senso che comunque, a parte che io lo ringrazio e lo saluto perché vedo anche lui l'affettuosità e la stima e la riconoscenza che ha nei miei confronti, quindi il feeling è nato subito, però è in quinta, non vi dico le battute che fa, poi Poppy si lamenta, ma io rido perché ovviamente mi caricano come una susta, detta in Veneto, questi due signori fuori quinta. Poi ovvio che io arrivo in scena e, nonostante la mia serietà e cerco di metterci professionalità, non ci riesco, poi si scoppia a ridere con a sacramento oppure tutto il resto e non diciamo altro ecco, delle battute che capitano, tra l'altro con Nicola Pertile, con Nicola il profeta,
non possiamo guardarci in scena, perché ovviamente poi Nicola il profeta è anche disgraziato, perché dalla quinta mi fa i gesti o mi fa le battute anche a doppio a doppio senso, e poi è geniale a queste ore. Il bello è che io devo sempre fare finta di non aver visto, hai capito? Perché vedo, nulla fugge all'occhio vigile del regista. Ma io mi sento morire, dovrei essere colui che dà il buon esempio, sai, il professionista, sì, che come dice Poppy abbiamo in prestito Gianluca, io invece poi alla fine non do il buon esempio, ragazzi, perché rido. Poi questa la dico a Nicola il profeta, il mio grande mito, naturalmente il pazzoide di Francesco nella storia, che è eccezionale. Cioè, vi sta svelando la caratterialità di tutti i personaggi. C'è il bastardo che alberga in te, che non è per niente latente, si palesa troppo. No. Magari avessi un bricio di bastardaggine non sarei qui, nel senso del genere, ma sarei altrove. Ma soprattutto io faccio una battuta a Nicola, che magari sta ascoltando. Nicola, cosa ci fai a quest'ora della mattina presto sul grappa? E il resto della battuta tu la sai, perché è molto squallida, con tutto rispetto allo spettatore. No, volevo dire una cosa invece, caro Luca. Vedi, il bello no, lo vedi Roberto e Loris, che vedi che come sempre, come ti dicevo anch'io negli spettacoli e delle regie che ho fatto in passato, anche l'anno scorso, che sono mancato per varie cose, tra cui il musico e cose varie. Cos'è il bello e il brutto di avere, adesso Loris me ne voglia, l'autore vivo e vegeto, nel senso vivente dei nostri tempi? No, nel senso che quando tu fai uno spettacolo di un autore ovviamente contemporaneo in vita, che magari collabora con te allo spettacolo, è bello, perché tu hai la possibilità di comunque sapere che intenzioni voleva usare l'attore scrivendo quella cosa, ti puoi confrontare, ma è una valla al piede, perché tu come regista ovviamente vorresti fare delle cose che l'autore invece no, ma io ti limito così, oppure cominciano i battibecchi. Lo dico non perché tra Loris e Roberto ci siano, però era bello sentire prima quando Poppy diceva che praticamente se non faccio lo spettacolo, se non c'è la figura femminile, e non me ne frega niente se il libro è scritto, perché mi sembra di vedere le cose che ho fatto anch'io in altri campi, sempre in teatro, quando c'era l'autore che faceva parte, era vivo e vegeto, contemporaneo. Allora la prossima volta faremo Goldoni, Shakespeare e quant'altro, così. C'è da dire una cosa però, Gianluca, che no, è una battuta, è vedere la parte femminile, no, è un conto vedere Asia, che quando ti senti recitare Asia ha il suo perché. Insomma, il personaggio femminile interpretato da lei è... sì, non ci stava nel libro, ma nello spettacolo è qualcosa di grande. Sì. È perché, molto perché l'autore deve fidarsi un po' del regista, lo dico anche per difendere la mia categoria di attore regista, che come sempre è così, ecco là, e poi alla fine quando vede lo spettacolo, però... dopo la fine l'autore non dispiace, perché ovviamente è ovvio che in testa nostra da regista e attori, che poi abbiamo già immaginato la scena, non è come nel libro, e poi è ovvio che è tutto... Però insomma, Luca, potresti venire a vedere, come ti ha detto Poppy, no? Tu sei comodo, abiti qui a 10 minuti. Guarda, sai benissimo che non ho problemi a farmi queste trasferte, no? L'ultima volta, tra l'altro, che volevo venirti a vedere, veramente mi è dispiaciuto, ho avuto un grosso problema proprio al mezzo, cioè all'auto. Questa volta l'auto sembra essere in ottime condizioni, quindi volendo poter ritagliarmi, no, il tempo per venire fin su, visto che tanto è un sabato, quindi non è... assolutamente un problema. Dai, vediamo se riuscivo a farvi una sorpresa. Solo che poi rischio di trovare tutto esaurito, non so poi dove sedermi. Adesso vedremo Gian se riusciamo a organizzarci un po'. Piuttosto, in tutto questo avevamo interrotto il Pop, che ci stava appunto aveva risposto alla domanda di Clara, però poi non aveva, perché poi non abbiamo avuto modo e tempo. Tra l'altro questa puntata è volata via in un attimo, ci sono solito, tantissime cose, ma questa volta più del solito, perché abbiamo dato veramente poco spazio alla musica e tanto molto di più appunto alla diretta, agli ospiti, e nonostante tutto il tempo veramente è volato, grazie a Poppy e Loris e ovviamente a te, ovviamente poi interventi anche dalla chat, Clara e quant'altro. Una cosa appunto che eravamo partiti da lì, no? Questo video, io c'ho ancora in mente questa cosa che vi devo chiedere e non riesco ad avere risposta, nel senso che abbiamo mandato ormai un'ora fa o mezz'ora fa, non so, questo trailer. E questo trailer, raccontateci come è nato, come si è sviluppato, e soprattutto se pensavate che venisse fuori così bene.
Allora, beh, intanto bisogna ringraziare il regista, che non è, non che è pare poco, che è Damiano Negri. Damiano, sì. Negri. Damiano Negri è un amico di Verona che ha una, lui principalmente fa video matrimoniali, però si chiama Cinema Duel, si chiama il suo, la sua azienda. E quando abbiamo pensato di fare, mi è venuta l'idea, ho detto: ascolta, io pensavo di fare un book trailer, che è una cosa un po' inusuale, insolita, no? Invece di fare un trailer di un film, lo facciamo di un libro. Sì. Lui ha detto: ma potrebbe anche essere, dammi un libro. La cosa divertente è che lui il libro non l'ha mai letto. Ma dai. Lui il libro non l'ha mai letto, l'ha dato da leggere alla sua ragazza, Cristiana. E Cristiana, cioè, questo per dirti anche la sintonia che hanno, Cristiana, sì, gli ha detto: guarda, facciamo così, 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 così. Ed è venuto fuori questo lavoro. Questo è un lavoro che lui stesso, e questo anche per farti capire, prima Gianluca ha fatto un mezzo scoop, no? Ha parlato del fantasma, quindi adesso dobbiamo riaccennare questo discorso. Per noi il grappa ha qualcosa di magico, e ce l'ha anche quando succedono queste cose. Hai visto prima la scena della ripresa aerea del Sacrario del Monte Grappa, sì, che è una scena bellissima. Per fare quella scena lui ha usato un drone, ma aveva pochissima batteria di drone, quindi poteva fare un'unica salita, e il drone che ha lui non ha la possibilità di vedere cosa riprende, perché riprende alla cieca. Sì. E ne è uscita quello che hai visto, ne è uscita quella ripresa incredibile che lui stesso ha detto: una delle più belle riprese che ho mai fatto con il drone. Quindi è stato anche molto legato, io non la chiamerei casualità, molto legato anche a qualcosa che ci ha regalato un po' il grappa, no? In questo video una serie di coincidenze pazzesche, i ragazzi che sono venuti su, il ragazzo che interpreta, i due ragazzi che interpretano i protagonisti, che sono esattamente come io li immaginavo nel libro, ne è venuta sta cosa meravigliosa. Ancora di più ha fatto che questo book trailer è andato in onda prima del film di Olmi, Torneranno i Prati, in diversi cinema a Bassano, a Vicenza, a Montebelluna, a Treviso, creando ancora più così aspettativa di un futuro film. Mi dicevano più di qualche cinematografo che alla fine quando uscivano le persone dal film di Olmi chiedevano: ma è il film quello prima, quello che avete pubblicizzato prima, quando esce? Tu capisci che è una bella soddisfazione. Il problema di fare un film del genere è il costo. Allora, cioè, se c'è in onda qualche industriale, qualcuno che è disponibile per la buttiamo per lì, noi abbiamo tutto, abbiamo regista, abbiamo troupe, abbiamo tutto, ci mancano solo i soldini per riuscire a portarlo a finire il lavoro. Se non ti dispiace, rispondo anche a Clara, che ha chiesto perché non ho mai pensato di fare un concorso. Allora, io concorso ne ho fatto uno. Penso abbiano usato i libri per tenere ferma la scrivania che barcollava della giuria, perché non ho avuto nemmeno il ritorno di non si è proprio classificato il libro. Ti dirò di più, entrambi i libri, sia L'Angelo che La sua casa mia, non hanno nemmeno casa editrice, sono libri che mi sono autoprodotto. Sì. Mi capita sempre più spesso di persone che mi dicono: guardi, sono stato in libreria anche a Roma, anche mi arrivano mail di gente anche di Torino, l'hanno visto sul mio sito lorsgiuriati.it, e mi dicono: sono stato in libreria ma non l'ho trovato, perché non esiste in libreria, cioè o lo spedisco direttamente io o si trova nelle librerie del Bassanese o nella zona qua tra Montebelluna e Asiago, insomma nelle zone nostre della parte alta del Vicentino. Sì. Quindi ha una fortuna enorme, che è quello di essere un libro che ha una grande richiesta dalle scuole, però d'altra parte non ha ancora, io sono convinto che non ha ancora trovato l'autore giusto. Si troverà da solo l'editore. Infatti. Insomma, ho capito, quindi dai, così abbiamo risposto dopo tre quarti d'ora anche a Clara, che ci aveva chiesto questa cosa, è vero, prima. No, comunque sì, molto... stavo pensando, Gian, che è interessante, no, questa cosa che, di come però, se ci pensi, sia abbastanza facilmente collocabile questo testo
all'interno appunto del contesto, scusa la ripetizione, scolastico, perché effettivamente è un bellissimo modo per, come abbiamo detto più volte durante la puntata questa sera, bellissimo modo di avvicinare i ragazzi, soprattutto in quella fascia d'età che sinceramente oggi come oggi pensano tutto tranne che a fare sui libri, probabilmente è un bellissimo modo per farli appassionare a una materia che ci piaccia o no, cioè, ha formato comunque anche in qualche modo questo paese per lunghi tratti. Detto questo, che ora si è fatta? Che qua, ragazzi, è tratto, Luca, esatto, le 23:31 e si preoccupava qualcuno di non arrivare ad avere abbastanza tempo, che io dicevo tranquilli, noi naturalmente diamo spazio veramente a tutti generosamente, grazie al grande Saius che dà a disposizione il network nello scambio reciproco ovviamente di quello che è, e non mi veniva altro, ma non quello così, che è. Esatto, il tecnicismo, salvo. Lo spazio di quello, okay, che è. Una cosa che non abbiamo detto, Gian, giusto, i contatti questa sera li abbiamo praticamente omessi, dammo un po' qualche contatto sia nostro sia soprattutto quello degli ospiti, quindi ciò che sto parlando io ne approfitto, così vado a sciorinare un attimo qualche riferimento, ovvero per chi ci stesse ascoltando da qualche piattaforma che amplifica la voce di Saius, quindi qualora ci stesse ascoltando da altri siti o altre applicazioni che magari riprendono appunto il segnale di Saius webnetwork.it, appunto venite sul sito principale saiuswebnetwork.it oppure .net, che c'è anche il blog. Ci potete seguire sulle pagine Facebook Saius, scusate, mi è andato di traverso, Saius Web Network, abbiamo il canale YouTube, sempre Saius Web Network se non sbaglio, e la pagina ovviamente Twitter, @Saius. Le email, i vari contatti sono quella del grande capo, colui che rende possibile tutto questo, ovvero Saius, ed è info@saius.com, la mail del direttore artistico, che è quella persona che decide quali brani mandare in onda, soprattutto questa sera che ne abbiamo mandati in onda uno. È vero che sarebbe Gianluca@saius.com, la mail del sottoscritto, che dovrei curare la parte organizzativa, ma ovviamente teniamo sempre buono il condizionale, Luca@saius.com. Quindi invito anche quindi i ragazzi che questa sera sono stati molto carini, molto presenti in chat, di seguire non solo questa diretta che va in onda tutti i lunedì sera o quasi, ma anche gli altri programmi. Esatto, il quasi è d'obbligo, ma anche altri programmi che vanno in onda all'interno del palinsesto di saiuswebnetwork.it. Ovviamente mi raccomando, seguiteci sia su Twitter con i vari follower e soprattutto, non meno importante, mettete il nostro caro amico vecchio mi piace alla pagina di Saius Web Network, perché insomma è giusto che così avete anche la possibilità di seguire, se non lo state facendo, tutti i lavori di questo network pesantissimo e ricco, esatto, ricco di in grande perdonami Carlo Luca se ti interrompo, pigli la palla al balzo, me la prendo io, perché segnare un gol di testa sopraffine, e naturalmente che si sta espandendo come il sottoscritto anche in larga espansione in tutti i territori internazionali, ma di varie anche esatto, di varie attività, di varie trasmissioni, tra cui volevo dirlo anche prima, non è solo spazio Marchette, ma può essere anche interessante anche per Lori stesso, che appunto parlando del libro potrebbe ritornare per un'altra trasmissione qui in Saius Web Network, che è quella, ricordiamolo caro Luca, di dedicata libri. Esatto, specificatamente ai libri. Esatto, infatti abbiamo, caro Loris, un programma che mira appunto a dare voce, come dicevo all'inizio, questo programma più che altro parla, no, di band musicali e artisti. Questa sera abbiamo fatto un po' uno strappo alla regola, ma ci sembrava più che doveroso visto l'argomento così interessante. Abbiamo un programma il mercoledì sera, in realtà ogni due settimane va in onda la diretta con le ragazze Luisa e Melissa, appunto che si chiama Liberi Orizzonti, che appunto come fulcro, come argomento principale tratta la letteratura, gli autori, i poeti e quant'altro, ovviamente con la modalità dell'intervista chiacchierata, un po' come questa, esatto, sera. Quindi magari Loris, magari passerò il contatto a
alle ragazze, magari ci sarà la possibilità di parlare non solo appunto dell'argomento di questa sera, no? Dell'Angelo del Grappa, ma anche appunto dell'altro libro che tu hai scritto, che è assolutamente più che interessante. Se ci volete dare voi i vostri contatti per dare la possibilità, insomma, agli ascoltatori di scrivervi, contattarvi, per sai, questo qui è un pochino un mercato, no? Siamo tutti, ci possono ascoltare, soprattutto non solo con la diretta, cioè adesso, ma anche col podcast, magari con YouTube e quant'altro. Quindi tutto ciò che diciamo, diciamo che rimane, se vogliamo, all'interno dell'etere, come dice spesso Saius. Quale etere? Della fibra ottica. Esattamente. Quindi ragazzi, se volete darci pure i vostri contatti. Guarda, allora, io sul mio sito www.lorisgiuriatti.it possono trovare tutte le informazioni sui libri, ma anche sul progetto Che Storia, che non te ne ho ancora parlato, ma se mi permetti 10 secondi. Certo. Che è il progetto nato 10 minuti, dici. Che è il progetto che ha preso spunto da proprio dalla storia dell'Angelo del Grappa, perché la seconda fase, quindi dopo la lettura del libro, la curiosità dei ragazzi era quella di vedere il Grappa dal vivo. Sì. E quindi il progetto di Che Storia fa questo: io accompagno i ragazzi direttamente sul Monte Grappa e gli racconto in loco la storia della Grande Guerra, sempre un po' nella stessa chiave con cui è scritto il libro, che si riassume sul retro di copertina del libro, che dice brevemente che noi in fondo non siamo altro che dei cantastorie di questi posti e che abbiamo il dovere di raccontare quella che è stata la storia passata per evitare che gli errori si possano ripetere, un po' quello che diceva anche prima Gianluca. Ecco, quindi certo, lascio con questo. Siamo solo i cantastorie di queste montagne, no? L'avevo letto da qualche parte, quindi sì, effettivamente è vera questa cosa. E quindi passiamo alla palla a Poppy, che appunto immagino anche tu avrai qualche contatto da dare, giusto per dare la possibilità anche a qualcuno di contattarti per eventualmente anche per lavori futuri, insomma, chi può dirlo, no? Beh, oddio, sì, non so mai cosa, devo ancora decidere cosa farò da grande. E mi si trova in Facebook o su altre attività come il Palio di Romano e altre ancora. In genere, comunque, vengo contattato via Facebook per tutto quello che faccio. E per quanto ho capito, siamo in chiusura, giusto? Dimmi. Ma sì, è da un pezzo che. Sì, però allora, vai tranquillo. Ma noi andiamo tranquilli. No, perché allora se devo chiudere. Se si chiude qui. Intanto mi ero dimenticato. No, non è che mi ero dimenticato, è che poi siamo andati con Gianluca. E tra del casting. Avevo pensato anche una persona capace di mestiere e in tal senso per vari motivi avevo la vicinanza con Gianluca che risale da Mo, però ultimamente con la Grande Guerra ci siamo trovati ritrovati, e allora speravo nella sua disponibilità, che in un modo o nell'altro lui è sempre riuscito a darmela, e io sono onorato anche di fa enorme piacere, e mi dà molta tranquillità il fatto di avere Gianluca nel cast, come mi piaceva anche l'idea delle sfide, e ho preso su un ragazzo dalla fisicità molto interessante e anche dalla timbrica, però che non ha mai fatto teatro, ma ho vinto la sfida, o se anche sbaglia il giorno dello spettacolo non mi interessa, è andato benissimo, ha fatto un bel percorso e l'ultima prova proprio è andato alla grande, e io sono già contento di mio, e, perché il bello è anche cimentarsi, lavorare con persone che non avesse e riuscire a fargli tirar fuori qualcosa in più, o quelle potenzialità che magari avevano nascoste. Io mi ero preparato ovviamente a fine spettacolo due parole, no? E cosa dico, cosa non dico,
Vorrei lasciare i nostri ascoltatori, web ascoltatori, con questo, questa frase di un Nobel della letteratura, John Steinbeck. Sì. E, i due ragazzi, beh, comunque il ragazzo, il protagonista del libro, ha cambiato la sua vita a fronte di un viaggio fatto sul Monte Grappa per ferie, altri invece li fanno per altri motivi, lui è andato lì in ferie, ma è un viaggio tutto sommato, e John Stein e pertanto è tornato a casa con la consapevolezza territoriale acquisita attraverso questa avventura sul Monte Grappa, un'avventura appunto fatta con un viaggio su quel posto. John Steinbeck diceva che non sono le persone a fare i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone. Buona serata. È bellissimo, bellissimo. Niente, applausi, Gian, niente applausi, secondo me. Speriamo che nel podcast Saiz metta gli applausi, perché sennò no, veramente è notevole, veramente bellissimo, bellissimo. E che fa anche molto riflettere, effettivamente. Sono quelle classiche frasi che fanno pensare. Fanno pensare molto. Stavo guardando nel frattempo anche l'orario, infatti, che sì, ci siamo dati molto al di là del solito, ma meglio, mi piace così, nel senso che anche questa frase conclusiva credo renda anche l'idea di questa intervista barra chiacchierata in cui abbiamo dato ampio spazio a, come dovremmo sempre fare, dire la verità, agli ospiti, e questo ci piace. Una volta tanto abbiamo mandato forse qualche brano di meno, abbiamo mandato solo uno all'inizio giusto per prendere le misure, però direi che si è andata molto bene, nel senso che l'intervista e la chiacchierata è volata veramente via. Grazie soprattutto agli ascoltatori che questi ragazzi ci hanno ascoltato in diretta, e a chi ci ascolterà nei prossimi giorni mediante il podcast che Saiz metterà a disposizione sulla pagina di YouTube. Veramente un ringraziamento a te, Gian, che questa sera eri in questa duplice veste, non più di conduttore, ma co-conduttore alla lontana e soprattutto ospite. Sono stato dignitosamente in disparte, come hai visto, non per conflitti di interesse, ma perché no, come ben sai, anzi ti ringrazio per le belle parole che mi dedichi sempre, apprezzando la mia generosa altruicità, no? No, volevo ricordare, caro Luca, invece mi aggancio subito, che appunto tu dicevi vai in podcast alle 23:44 minuti primi CET, Central European Time, quindi saluto gli amici che in America adesso hanno finito di pranzare e tornano al lavoro, e dall'Asia appunto se stanno a letto alle 3 di notte. Questa è la replica di questa trasmissione che sarà in onda anche qui su Saiz Web Network, in www.saizwebnetwork.it, il giovedì pomeriggio alle ore 14, quindi la potranno riascoltare nel palinsesto di Saiz. Poi a Loris naturalmente diamo l'invito, per qui quindi Saiz darà anche a disposizione un altro spazio a Loris per il libro, Loris Giurati con l'Angelo del Grappa, che potrà tornare appunto ospite nell'altra trasmissione che va in onda appunto i mercoledì. E poi, caro Luca, ricordiamo che lunedì prossimo invece chi avremo come ospiti per chiusura di questa trasmissione? Avremo anche qui conflitti di interesse ampi, vero Luca? Ormai qua non ci capisco. Alla grande. Meno male che non dico niente io, meno male che non dico niente. Allora, prima di dire chi saranno gli ospiti della prossima puntata, io volevo salutare e ringraziare ancora Roberto Popi Prison e Loris Giuriatti, e per me è stato un piacere averli qua ospiti e aver dato anche loro la possibilità di pubblicizzare questo loro evento, che intanto ricordiamo domenica, sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo andrà in onda con l'Angelo del Grappa, questo spettacolo tratto dal libro di Loris Giuriatti e per la regia di Roberto Popi Prison, dove recito anch'io in questa parte e recita anche Roberto. Salutiamo anche tutti gli altri che Roberto non ha nominato, ma gli interpreti di alcuni li abbiamo detti, naturalmente anche i narratori, coloro che ci aiutano, Clara stessa che ha telefonato, che è sempre una grande, che ha curato alcuni costumi e che ci ha seguito, come ci ha detto lei, dalle prove, che è importante, perché è veramente una grande, Clara, io la ringrazio di cuore,
e porta fortuna, caro Popi. Tu lo sai, Clara porta bene. E quindi lo ricordiamo sempre. E salutiamo anche gli altri, da Nicola Perti a Nicola Profeta, Asia, tutti gli altri che fanno parte del cast, con cui ci divertiamo e facciamo, portiamo avanti questo spettacolo che mi auguro, e auguro anche a Popi e a Loris, abbia un grande successo, poi anche di repliche in futuro e per le varie situazioni e soprattutto luoghi in cui verrà replicato. Naturalmente Saiuz sarà sempre di supporto quando avrete bisogno e voglia, le porte sono sempre aperte anche a voi, caro Popi e caro Loris, per pubblicizzare anche i vostri eventi, e come quelli di tutti gli ospiti e di chiunque voglia venire a noi. Grande Saiuz, grazie Saiuz per darci a disposizione il tuo sito, il network e tutto quanto, e naturalmente anche per tornare ad essere intervistati. Come diceva Luca, di solito noi abbiamo sempre dei cantanti o degli artisti musicali, questa sera qualche volta capita, ci dedichiamo anche al teatro e anche a cose più culturali, non che la musica non lo sia e quant'altro. Gli ospiti della prossima puntata, caro Luca, chi saranno allora? Della prossima e di quella dopo ancora. Io mi esulo e mi esonero da questo. Cioè, hanno fatto l'abbonamento praticamente. Fatto l'abbonamento, sì. Esatto. Con cui tra l'altro questa sera. Ah, perché lo dica io. Ah, fai anche la mossa di. In voglia, alle 23.47 questa sera abbiamo sporato alla grande, vedi, il bello anche di Saiuz è che comunque abbiamo dei tempi, ma non sono ancora rigidi, per cui volendo Saiuz è grandioso. L'unico, scusami, cioè, l'unico tempo rigido è alla mezzanotte, perché parte il palinsesto. Esatto, che va in onda la trasmissione. Sì, come Cenerentola, che poi perde la scarpina, insomma. Esatto, caro Popi e caro Loris, ci sarà la possibilità in futuro, le buttiamo lì, dai Luca, ci allarghiamo, dai. Potrebbe essere che qualche volta qualche spettacolo potrebbe essere anche lanciato in diretta, vero? Non si sa, qualche evento live che abbiamo già fatto in passato, quindi magari chissà, il grande esatto. Pubblico visto che Saiuz mi faceva notare in chat, che in chat privata, che appunto alla mezzanotte parte il palinsesto, perché i saluti sono sempre abbastanza esatto lunghetti, diciamo così, 2 marzo ed anche pare 9 marzo, ci fa solamente piacere, avremo ospite, se ricordo bene e ricordo bene, la nostra amica soprano, correggi se sbaglio, internazionale, quindi insomma... Bravo. Visto che siamo quasi a mezzanotte, posso anche dirlo, e sti cazzi, insomma. Ogni tanto noi che non diciamo mai parolacce. No, perché a quest'ora si può fare. No, nel senso che degradato. No, vabbè, sai che dopo le 11 inizio a sbarellare anch'io. No. Ti ammonisco e ti mando una multa poi per da direttore artistico. Nella vita privata puoi dire quello che vuoi, come faccio io, che aumento anche. Ci sarà Domenica Tamara, tra l'altro io provengo proprio oggi dalle prove che stiamo facendo, dove faccio la regia e recito nella parte del servo muto della serva. Come fai a recitare come servo muto? Non ho capito. È sempre bello che io faccio queste parti di albergatore, albergatore a servo muto, albergatore a servo muto, e per la regia appunto che di cui mi occupo, con Domenica Zamara, poi c'è anche Alessandro Tombo, grande baritono, penso di aver detto bene, non lo so. E oggi abbiamo fatto appunto queste prove a Vicenza in conservatorio, dove il 7 marzo ci sarà questa serva padrona di Pergolesi, Giambattista Pergolesi, a Crema, al teatro non mi ricordo cosa, poi lo diremo, ma comunque avremo Domenica, e domenica 9 avremo il maestro che dirige, che è Bats, dall'America direttamente è venuto a dirigere la serva padrona. Ah, pensavo dicessi dall'America direttamente su Saiuz Venezia. Pensavo dicessi così, accidenti. Ci saranno loro che pubblicizzeranno il loro spettacolo e avremo un'intervista qui, caro Luca, dallo studio 2 di Saiuz Web Network. Sono imbarazzato per te. No, sto scherzando, no. E mi raccomando, però, questa tinta su tinta io la riproporrei. La riproporrei. È sempre meglio della mia storica cravatta blu elettrico. Infatti, quella di
un ballo. Esatto. Te la potevi permettere. Perfetto. Allora l'appuntamento è per lunedì prossimo, lunedì 2 marzo 2015, alle ore 22, ore italiane, CET, Central European Time, come dico sempre, caro Luca, perché do un saluto anche agli amici che ci ascoltano dall'estero, in particolare i nostri connazionali, gli altri in lingua italiana non so cosa capiranno. E naturalmente ricordiamo ancora una volta gli ospiti che abbiamo avuto questa sera, che risalutiamo per l'ennesima volta: Roberto Popi Frison, il regista, e Loris Giuriatti, l'autore del libro e quindi dello spettacolo L'Angelo del Grappa, che andrà in scena sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo a Romano De Zerino, in provincia di Vicenza. Veniteci a vedere, vi aspetto, ci sarò anch'io. Ciao a tutti, buonanotte, ciao. Perfetto. Allora, sai, prima di mandare la sigla finale, stavo dicendo ringrazio veramente Popi e Loris per questa loro incursione, o comunque visita qui da noi. Ci ha fatto veramente molto molto piacere, e come ho detto prima agli ascoltatori, non solo, ci vediamo lunedì prossimo. Spero veramente che quello che state facendo, partendo ovviamente poi da Loris che si è evoluto con Popi, spero veramente che questo progetto possa andare molto molto in là, perché sono convinto che sia un ottimo modo per avvicinare i ragazzi, come abbiamo detto più volte durante la puntata, avvicinare i ragazzi a una materia che da sempre non è mai stata proprio ben amata, la storia, perlomeno una certa fetta di storia. Detto questo, ci vediamo lunedì prossimo, grazie ancora di tutto, e ringraziamo soprattutto di tutto di questo Ambaradam Saius, che rende possibile la messa in onda da lui, che cura la regia, che ha creato anzi il network, quindi grazie a lui che teste le redini di questa ho unito fili con sai che dopo le 11 inizio a perdere pezzi, quindi, anche. E quindi sono proprio fuori tempo massimo. No, veramente grazie a Saius che rende possibile tutto questo. Ci vediamo lunedì prossimo e buonanotte a tutti, ciao. Benissimo, prima di dire il titolo del brano finale, Gianluca, lo dici tu. Volevo ricordare a tutti gli amici che ci ascoltano che domani sera alle 22 non andremo in onda con Don Chisciotte e i Mulini a Vento, con la trasmissione con Alfredo Story, per problemi tecnici, diciamo. Okay. problemi tecnici. Però andremo in onda mercoledì con Spazio Aperto. No. Domani reparto ortofrutta. Esatto. Dai, dici il titolo del brano e andiamo via, dai. Allora, hai notato il titolo del brano? Sì, vero? Sì, cioè, sì, cioè, in una puntata come questa, culturale, arriva lui. Ma l'ho fatta apposta. Comunque, anche in questo, Saius è un grande, perché i vari brani che ascoltate, non sotto SIAE, ma sotto licenza Creative Commons, sono, diciamo così, scovati fra i vari siti, network e naturalmente gli artisti di geomendo.com, e che il grande Saius manda in onda senza che gli artisti stessi ce lo richiedano, quindi dando spazio e pubblicizzando gli altri a titolo completamente solito, gratuito. Quindi grazie Saius a te, e che naturalmente dopo questa puntata culturale chiudiamo con The Dada Weatherman. Caro Luca, il resto non lo leggo. No, lo leggeranno gli amici che ci guardano sulla web TV. E vai col brano. Ciao a tutti, a lunedì prossimo. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao. Partito il brano. Bye bye. E noi andiamo. I got a love that's just hold. That's how I keep on going now. You got a scar that opens back up when you're on your own. You can feel a beat and a jumble dump all of the room. You can feel pretty just as things go down the drain.
Just go do it.